Presidio costante e intensificazione dei controlli. Non hanno tardato ad arrivare i risultati della nuova task force nel Parco delle Cascine, disposta da istituzioni e forze dell'ordine, dopo i due colpi di pistola esplosi da un poliziotto libero dal servizio al culmine di una lite con un uomo del Gambia. Un episodio che ha riportato a galla i problemi di spaccio e rapine violente che, soprattutto l'area delle Cascine nei pressi della fermata della tranvia, conosce da tempo. Nelle ultime ore la polizia ha arrestato due uomini di 35 e 37 anni per spaccio. I due arrestati, entrambi gambiani, sono stati messi ai domiciliari in attesa della direttissima. Nei giorni scorsi il sindaco Nardella ha rilanciato la proposta di un presidio fisso 24 ore su 24 alle Cascine, sottolineando gli sforzi dell'amministrazione comunale per la valorizzazione del parco, troppo spesso finito in balia di spacciatori e malviventi. Palazzo Vecchio presto potrà contare anche su nuovi agenti di polizia annunciati venerdì scorso dalla ministro dell'Interno Luciana Lamorgese durante l'inaugurazione della caserma dei Carabinieri di Santa Maria Novella.